pomi d'ottone e manici di scopa. Papà, guardate qua, quanto sono carine. Se penso all'ultima volta che le vedo, mi viene una cosa, forse avrei guardato meglio. Beh, è proprio vero che ci sfrattano? Sì, pare proprio di sì, papà. La nostra unica speranza è che intervenga qualcuno di quei pezzi grossi che vengono qua tutte le sere, che so io, Andreotti, De Mita... Craxi? Sì, pure Craxi, però a maggior ragione, papà, mi raccomando, non lo irritate per piacere. Io? Ma chi gli ha detto Cotica? No, io... E soprattutto, papà, soprattutto non gli parlate di sfratti, perché sarebbe indelicato, ecco. Io? Sì. Buonasera a tutti. Oh, buonasera. Buonasera, onorevole. Buonasera, e non parliamo di sfratti, chiaro? E perché dovremmo parlare di sfratti? Beh, se no, sai tu sei il faro, tu sei la luce. Ma che luce, luce! Lei mi attribuisce titoli che io non ho mai rivendicato. Ah no? E quando ti facevi gridare in coro luce, luce, non te lo ricordi più? Che gusto ci sarebbe a farsi gridare in coro luce, luce? Duce, duce, sì però. Né luce né duce. Abbiamo cose ben più serie di cui parlare. E già ho sfratto pure te. Ma quale sfratto? Chi vuole che si azzardi a sfrattare me? No, avevo sentito dire che gli serviva Palazzo Venezia. Ma chi ha mai abitato a Palazzo Venezia? Oltretutto neanche mi piace. Meglio il Quirinale, Solo bisogna aspettare che si libera, perché a Roma oramai gli sfratti sono sospesi. Guardi che io non aspiro affatto al Quirinale. Invece dovresti aspirarci, perché l'aria è più buona, vai lì tutte le mattine, ti fai una bella aspirata e così ti prenoti il posto. Io non devo prenotare nessun posto, a meno che non si riesca a varare questa repubblica presidenziale con un referendum. E allora sarebbe il popolo a mandarmici. Ah, guarda che il popolo te ci manda proprio, ci può scommettere. Questo... Papà, e come fa a esserne così certo? E perché la voglia è tanta. Dunque lei pensa che mi appoggerebbero? Ma ti spingerebbero pure, guarda. Ne sono convinto anch'io. Lei non pensa che il popolo abbia necessità di riconoscersi in qualcuno? Sì. Che voglia scegliere direttamente chi deve esercitare il potere? Ah, sì. Che voglia un leader che risponda ai suoi gusti? Sì. E quel leader, lei pensa che potrei essere io? No. E perché no? E perché te ci sei già stato 20 anni, mo basta. Ma di quali 20 anni parla? Come 20 anni? Ah, non te lo ricordi più? Ah, ma allora c'ha ragione De Mita. Perché? Che cosa ha detto De Mita? E che ne so, però una volta tanto damogli ragione, c'ha sempre torto, poraccio. Scusi, onorevole, scusi tanto. Abbia pazienza, onorevole. La sua illogica polemica è tipica di un pensiero qualunquista che si diverte ad accostarmi a epoche e regimi che non mi somigliano affatto. Però te hai costruito il foro Mussolini, Ma io non ho mai costruito nessun foro Mussolini. Ma come? Che poi l'hanno ribattezzato Olimpico, poi l'hanno buttato giù, ma sicuramente sarà pronto per i mondiali fra 2 o 3 anni al massimo, che? Fra 2 o 3 mesi? Ma come può pensare che uno stadio possa essere pronto dopo la manifestazione sportiva che dovrebbe ospitare? Oh, mica lo penso io, lo pensano tutti, sa? Sciocchezze! Oh. I lavori procedono a pieno ritmo. In tutte le città è un gran fervore di opere, di cantieri, di strade che si aprono. E non si chiudono mai, a strada sotto casa mia 3 volte l'hanno aperta. No! Ma che ci cercano? Il petrolio?
sono i normali disagi di un'operazione gigantesca che ha richiesto l'impiego di 1.000 miliardi. E pensa quanti ospedali che si potevano fare. Ah sì? E le partite dove si sarebbero giocate? In corsia? E tanto ci manca poco. E quelli si menano direttamente, invece che allo stadio, dentro al pronto soccorso, risparmiano pure tempo, no? Papà. Papà. Lei non capisce che attraverso la televisione ci vedranno 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Non potremo più uscire da casa d'orgoglio. Adesso basta così, per piacere, papà, andate di là che l'onorevole ha molte cose da fare. Vado, ma una sola cosa io la posso dire. Guarda, che quando sono finiti i mondiali venderanno il terreno degli stadi. Certamente, il terreno verrà fatto a fette come una gigantesca torta. La torta dei mondiali. Però le meglio fette se le sono già mangiate tutte. Ma chi lo dice? Tutti! Tutti, lo dico! Tutti! Ciao. Onorevole, abbia pazienza, il nonno è molto anziano, lo ha visto questo problema dello sfratto, lo ha sconvolto, onorevole. Certo che la gestione di questi mondiali ha suscitato non pochi interrogativi. Voglio parlarne con Luca. Di Montezemolo, onorevole. Di Montezemolo! Scusi. Non ci si mette anche lei con questi giochi di parole. Scusi. Il problema vero, però, rimane la gestione di questa alleanza di governo che si fa di giorno in giorno più pesante. Però ho già detto chiaro e tondo ad Andreotti che il Partito Socialista non si lascerà invischiare in una melina del potere, come si dice in gergo calcistico. Bisogna attaccare! Attaccare! Le serve un centravanti, onorevole? Oh. Cara Pamela, con te sì che sponderemmo. Se ti vede vicini, ti convoca subito. Ma mica solo vicini, pure lontani, pure dall'estero, onorevole. La nostra Pamela è una combattente. Hai mai pensato di presentarti alle elezioni, Pamela? Veramente no. Lei pensa che avrei successo? Sono sicuro che per te voterebbero in molti. Certi voterebbero pure casa, onorevole. Basterebbe che tu ti mostrassi in televisione. Magari sulla seconda rete, con una bella telenovela. Quando si vota? Ah, lì si possono fare pure 200 puntate, tanto in Italia si vota sempre, onorevole. Ma io intendevo qualcosa di più serio. Che so io, un bel programma dedicato alle donne nella storia. Pamela, ti piacerebbe essere Elena di Troia? Elena sì, ma non si potrebbe cambiare il cognome, onore? Ma, Pamela, ma come mai ti sei vestita così? Questa volta glielo devo proprio dire, perché mica posso andare in giro tutta nuda. Così, eh? Pamela, posso fare niente per te? Ma certo, se mi consenti di darle per una volta del tu e di chiederle, dammi una rosa rossa. Dammi una rosa rossa, canzone appassionata degli anni 30-40. Scusi, onorevole, ma allora il garofano non andava molto. Musica, musica, venga da questa parte, onorevole. Se tu felice mi vuoi fare, dammi una rosa rossa, qui sul mio cuore la tua punta, perché appassir non possa, se mi ingiallire la vedrò nel tramonto dell'amore. Io nuova vita le darò con il sangue del mio cuore. Se tu felice mi vuoi fare, dammi una rosa rossa, con tanto poco mi puoi dare tanta felicità. Se tu felice mi puoi fare, dammi una rosa rossa, con tanto poco mi puoi dare tanta felicità. Felicità. Ah, brava, visto, onorevole, brava, eh? Brava. Brava, eh?
Brava, eh? Brava, brava Pamela. La rosa rossa è proprio il simbolo della passione sanguigna che tu sai trasmettere. Grazie. Una rosa mi va da, dammi una rosa rossa. Eccetto però meno pessima di quello che si poteva immaginare. E le canzoni che fanno, trasmettono la pressione sanguigna sono ben altre. Ricordimi, Caruccio, quando cantavo Amado mio, e come stanotte no? O mai. E tutti te gridavano mai. Me la ricordo benissimo. Pure stasera sei malarugato. Ora vado, onorevole, stiamo preparando una fantasia dedicata ai ricordi. Così le sarà più facile non dimenticarci. E niente.